Buongiorno, sono Andrea Paci, Product Genius BMW della Benindelli Auto. Oggi vi spiegherò come funziona la Display Key. Allora, innanzitutto la chiave standard ho le funzioni classiche: premendo il tasto BMW chiuderò la vettura, premendo il lucchetto aprirò la vettura, premendo il simbolo della bauliera aprirò il portellone posteriore e tenendolo premuto a lungo ho la possibilità di richiuderlo in automatico. Questo invece è un tasto jolly che all'interno posso configurarlo e posso decidere di accendere i fari 40 secondi o di far aprire il portellone. Invece andiamo a vedere la display key come funziona. Innanzitutto mi dà la possibilità fino a un massimo di 100 metri dalla mia macchina di localizzare la vettura e vedere se la vettura è aperta o chiusa o se i finestrini sono aperti o chiusi. Scorrendo ho la possibilità di controllare l'altezza della mia vettura. Semplicemente premendo sul tasto posso abbassare la vettura o alzare la vettura. Scorrendo ancora mi dà l'opportunità di vedere se ho i fari accesi o spenti e di avere un check della mia vettura. Tornando indietro, visualizzo l'autonomia della mia vettura in tempo reale e ho la possibilità di impostare un timer per fare partire la climatizzazione. Vi ricordo, per quanto riguarda la ricarica, la posso ricaricare o wireless all'interno della vettura o tramite una chiave USB standard, e l'accensione e lo spingimento della chiave lo trovate lateralmente. Queste erano le funzionalità della Display Key. Ciao, al prossimo video.